Presidente, oggi è il 170° anniversario della fondazione della Polizia di Stato. Siamo qui in presenza a distanza di 2 anni, l'ultima cerimonia è stata al Novistad nel 2019. Siamo di nuovo nel quartiere perché vogliamo dire forte e chiaro che stiamo investendo su quest'area come in tante altre aree sensibili del territorio e con tutta la nostra squadra allargata, quindi la questura, i commissariati, la polizia stradale, ferroviaria, la polizia postale e il reparto prevenzione crimine di Reggio Emilia che ci dà sempre una grande mano. Si sta facendo davvero molto e nell'intervento che a breve andrò ad esporre partirò proprio dalla fragilità delle nostre famiglie, dalla fragilità di alcune posizioni che ci portano a questo. La risposta è una risposta di sicurezza integrata. La polizia fa la sua parte, ma bisogna lavorare in ambito educativo, bisogna lavorare in ambito sanitario e dei servizi sociali. E noi lo stiamo facendo perché qui ci sono delle eccellenze. Quindi sono molto fiduciosa su questi aspetti perché abbiamo ragazzini, è vero che vanno fuori dalle regole, che vanno fermati, ma che hanno alle spalle delle famiglie che collaborano con le forze di polizia, che hanno voglia di essere aiutate e chiedono di essere aiutate. E abbiamo dei servizi sociali e un terzo settore di eccellenza nel modenese. Ma il bilancio è positivo, tenuto conto che veniamo da un periodo straordinario, perché l'emergenza sanitaria ha indotto delle attività un po' diverse da quelle cui siamo solitamente chiamati. Confidiamo adesso di dedicarci con normalità ai nostri servizi. La priorità per me rimane il controllo del territorio e dal controllo del territorio estrarre le singole posizioni che andiamo ad osservare. Cosa vuol dire? Lo straniero irregolare deve essere espulso, lo straniero che ha un permesso di soggiorno ma ha commesso reati deve vedersi revocato il permesso di soggiorno e allo stesso modo la posizione delicata, vuoi di violenza di genere, vuoi di ragazzini per strada che aggrediscono, deve essere censurata al di là dell'aspetto di polizia giudiziaria anche coi provvedimenti del questore. Sapete che abbiamo tanti strumenti, il DASPO, l'ammonimento, il DASPO Willy. Ecco, non lasciamo nulla indietro e usiamo tutte le frecce che abbiamo al nostro arco.